Ecco, questo è un compositore del tardo Settecento, o comunque che ha percorso tutto il Settecento e pare sia scomparso nel 1803. Francesco Zappa, uno degli altri compositori, come vi dicevo prima, scoperti, riscoperti da Vanni Moretti, che abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico, nostro Buongiorno ospite. a tutti. Buongiorno, buongiorno Vanni, tutto bene? Sì, benissimo, sì. Bene, splende il sole anche a Milano. Bene, allora Francesco Zappa, noi abbiamo ascoltato questo movimento introduttivo alla nostra passeggiata musicale che traccerai fra pochissimo, perché rimarremo in qualche modo a Milano. Tra l'altro Francesco Zappa ha vissuto lungo tutto il Settecento, diciamo, ed era stanziale a Milano soprattutto. No, Francesco Zappa era un grande migratore. Ecco. Diciamo, sì, i compositori milanesi si dividono un po' in, diciamo in due categorie, ecco, se vogliamo, poi ci sono le sottocategorie, cioè quelli come Sammartini e come probabilmente Brioschi che non si sono mai spostati da Milano, cioè Sammartini non è andato oltre Lodi nei suoi spostamenti, e che acquistarono nella città un potere contrattuale proprio fortissimo. Sammartini era maestro di cappella in più di Certo. metà delle cappelle milanesi. E invece quelli che hanno speso, diciamo, il prestigio di questo nuovo stile strumentale per tentare la fortuna con l'editoria, e questo è il caso di Francesco Zappa, oppure con i tour, proprio andando a suonare le proprie opere. Ed è ancora il caso di Francesco Zappa perché era un virtuoso di violoncello straordinario. E lui viaggiava in compagnia di un altro compositore milanese, Pasquale Ricci, cioè Comasco a dire la verità, Pasquale Ricci, che era fortepianista, con cui facevano dei tour e eseguivano sonate per violoncello in giro per tutta Europa. Quindi era un grande viaggiatore, e si godeva alla grande la vita, perché c'è rimasta una lettera in cui parlano proprio di mangiare, di godersi il viaggio, il piacere di stare insieme, tutte queste cose, insomma. È un talentuoso, dunque virtuoso, oltre che compositore. Ieri abbiamo ascoltato Zingarelli, tra l'altro, un altro compositore che ha vissuto a Milano, ma poi ha dovuto un po' traslocare, diciamo, per l'invasione, no, francese. Sì, lui era un adottivo, diciamo, di Milano, che è venuto a Milano e da giovane ha scritto queste 12 sinfonie per ingraziarsi, cioè per far vedere che lui sapeva scrivere nello stile Nello lombardo, stile. e l'ha fatto molto bene, devo dire. In comune Zingarelli e Zappa hanno il conflitto, diciamo, con l'arrivo dei francesi, nel senso che Zingarelli si trovava a Milano, ha dovuto scappare perché lui era conclamatamente asburgico. E quindi rischiava la testa proprio fisicamente. Ecco, Vani, io ti ho già così anticipato la tua vita artistica, diciamo, tu sei anche non solo concertatore, direttore, musicista, compositore, sei un ricercatore perché tu hai riscoperto appunto questi autori, no? E hai fondato la tua orchestra, possiamo dire il tuo gruppo Atalanta Fugens nel 2005, se non sbaglio. Sì, il gruppo Ecco. è fondato nel 95, Ah, del l'orchestra nel no? 2005, sì. Ecco, quindi insomma una lunga navigazione, diciamo. E poi il progetto dell'Archivio della Sinfonia Milanese, se non sbaglio, no? Per la registrazione appunto del repertorio sinfonico milanese di questo periodo. Poi torneremo a Francesco Zappa, se vuoi, perché c'è Frank Zappa. Francesco Zappa, tu hai fatto tutto anche lì un Sì, c'è una bellissimo storia. progetto. Però andiamo con la tua storia che vuoi presentarci questa mattina, e rimaniamo nella Milano, diciamo, del passato colto e popolare. Sì. Ma se mi dai, cioè, ho una premessa da fare, perché per Certo. me vorrei dire quello che significa per me ricercare nella musica. Insomma, allora, prima intanto chiarisco che io in realtà non ho riscoperto questi autori, perché questo l'hanno fatto dei musicologi. Io forse ho rivalorizzato la musica e la prassi esecutiva intorno a questa musica. Per Brioschi non voglio togliere il merito a Sara Mandel, che ha lavorato, lei è una musicologa israeliana che ha veramente scoperto Brioschi, però per anni le sue sinfonie sono state lì nel cassetto e non c'era una prassi per eseguirle, per cui, diciamo, il lavoro che ho fatto io è stato di ritrovare una prassi e di E di suonarle riportarla in vita in e questo di modo, riportarle in altrimenti la vita, sì. musica è già morta di sua, è una natura morta, diciamo. Sì. E per me, parto da questa cosa per dire che cos'è per me la ricerca sulla musica, perché non vorrei mai che sembrasse che un musicista che ricerca
è uno che, come diciamo, un raggio laser concentra tutte le sue energie su un punto e passa la vita, diciamo, a restringere il suo ambito di conoscenza e di influenza in una nicchia, perché questo è proprio il contrario di quello che io immagino come musicista ricercatore. Cioè, per me, dato che l'uomo per sua definizione vuole capire il mondo, intervenire sul mondo, quindi vuole espandersi, e la musica è il più straordinario mezzo, almeno per quello che io ho scelto, proprio per comprendere il mondo e per espandersi. Per me eseguire un nuovo repertorio del Settecento come quello di cui mi occupo e che non era stato eseguito praticamente quasi mai, significa capire il pensiero, capire la storia, capire le aspirazioni di un periodo storico e anche trovare una quantità straordinaria di connessioni. Tu parlavi prima di quella con Frank Zappa, che è un musicista di due secoli dopo, ma c'è una connessione che poi, se vuoi, esploriamo. Sì, volentieri. Significa proprio allungare tutta una serie di maglie di una rete sullo scibile e comprenderlo in maniera viva, cioè capire per esempio in maniera viva la filosofia di Rousseau piuttosto che la filosofia di Kant, che erano filosofi che permeavano quel secolo, e di conseguenza capire tutto quello che è successo dopo. Certo. Cioè, la musica è una straordinaria finestra sul mondo. In questo senso, questo è l'unico modo in cui riesco a intenderla, e per questo, per venire alla musica popolare, espandersi significa allargare la propria visione su tutto quello che c'era intorno. Ora, se noi leggiamo le lettere di Leopold Mozart o il Barney, che sono dei diari di un viaggiatore a Milano, anche il De Bros, e in Italia, io in particolare ho letto con molta attenzione la parte milanese, e si parla di tantissimi aspetti della vita musicale milanese, tra cui quello popolare. Nessuno, cioè tutti fanno menzione di questi musicisti da strada che cantano, e ognuno fa osservare aspetti diversi. E che popolavano le strade poi. Esatto, perché non essendoci, noi oggi siamo saturi di musica riprodotta, in quegli anni la musica riprodotta non c'era, e quindi uno per strada sentiva musica che qualcuno cantava, perché ovviamente non c'erano gli iPod, insomma, e questo qualcuno erano dei musicisti da strada che ricevevano le loro elemosine, insomma, non erano dei mendicanti, insomma, la gente gli dava dei soldi perché cantavano e accompagnavano la vita sociale della città. Ecco, c'è una colonna, diciamo, storica sociale, ma c'è anche una colonna storica privata, diciamo così, no? Una storia sonora della propria vita, ed è quello che ti interessa, perché hai fatto delle scelte precise, appunto, e forse è meglio entrare nel merito, altrimenti non avremo tempo di così. Hai ragione. Sì, io sono cresciuto ascoltando musica popolare milanese, perché mia mamma è una era, perché non lo pratica più, ma è una cantante popolare di musica milanese e anche di canti delle mondine, e per cui ho assimilato a lungo questa musica. E poi quando mi sono occupato di musica sinfonica milanese e poi ho letto il De Bros, il Barney, diciamo che questo blocco di coscienza si è unito a quell'altro, come due iceberg che si sciolgono insieme, insomma, in questo senso. Sì, esatto. Quindi ascoltiamo qualcosa? Sì, bene, bene, bene. La muraschina lava la rongia, lava la rongia, resenta. La muraschina lava la rongia, lava la rongia, resenta. E passa via un cavaliere che già un sassetto e il gattirà. E passa via un cavaliere che già un sassetto e il gattirà. Che staga fermo sciur cavaliere, che tutta l'acqua la intorborà. Che staga fermo sciur cavaliere, che tutta l'acqua la intorborà. Ben vende sura o moraschina, fin tanto l'acqua se sciarirà. Ben vende sura o moraschina, fin tanto l'acqua se sciarirà. Thank you.
Ecco, questa è la Moraschina. Splendida la voce di tua mamma. Come si chiama? Si chiama Carla Tarocco. Ecco, Carla, allora saluti se ci sta ascoltando. Bellissima voce, tra l'altro. Sì, ha una voce molto bella. Beh, in questa situazione in particolare, questo è stato un tentativo, diciamo, fra virgolette, filologico, nel senso che avevano cercato un vecchio pianoforte scordato di quelli che si usavano nei locali a Milano, sì. Hanno usato quello per registrare. Quindi, come sentite, è un pianoforte che non tiene l'accordatura. Quelle meravigliose trattorie dove si ballava anche, si cantava, che contornavano la periferia milanese, che sono scomparse in pratica. Esatto, esatto. Al pianoforte c'è mio padre diciamo, tentavano di riprodurre quel suono. Qua siamo nel 1971 con questa registrazione. E era una tradizione che stava scomparendo e loro hanno tentato di fissare, diciamo, questo suono e quindi questo ti ha legato, quindi ha sciolto, insomma, ha unito, no? Tutto il... questi canti sono canti pieni di storia, perché ecco, non si può considerare le due musiche, cioè quella popolare e quella tra virgolette classica, come due mondi completamente separati, sono complementari. La musica classica è una musica che tenta nel momento di fissare una perfezione, no? Cioè c'era l'editoria e uno tentava di pubblicare un prodotto che fosse finito e che fosse definito, cioè certo. Che arrivasse a un musicista e quello sapesse cosa suonare. La musica popolare è qualcosa di incredibile, perché dentro un pezzo come questo, per esempio come la Moraschina, studiandolo si arriva ad una filogenesi che parte dal Rinascimento, e se si lavora di cesello, di ricerca, si riesce a ricostruire tutti gli apporti, le influenze che ci sono stati sullo stesso pezzo, sullo stesso testo, nel corso di 500 anni. È incredibile, sì. Sì, una migrazione continua. No? Sì, esatto. È un movimento continuo, un flusso continuo che non si interrompe, appunto, che poi, come dicevi giustamente, viene fissato poi a un certo punto anche sulla carta, ma quando già c'è tutta una tradizione in moto che poi comunque cambia continuamente. No? Sì, in genere la tradizione, quando si fissa, muore. Esatto, è già passata in qualche modo. Quindi c'è già. Bene. E se posso, colgo l'occasione per dire una cosa, sì. Cioè che se mi è permesso un'osservazione di tipo politico, cioè che tutti quei movimenti che tentano di far passare la tradizione come qualcosa di definito, cioè noi mangiamo la polenta, non il couscous, sono la triste rappresentazione della morte della tradizione, perché Milano è sempre stata una città aperta, è sempre stata una città che ha scambiato con ogni sorta di cultura che arrivava da fuori, e la sua grandezza, la grandezza della tradizione milanese, è sempre stata quella di assimilare tutto. Una cultura forte non ha paura di aprire le porte e di assimilare. E di accogliere anche altre culture. Esatto, appunto. Quando la cultura chiude le porte è diventata debole ed è in fin di vita. E questo è quello che purtroppo stiamo vedendo. È una sorta di suite. Allora passiamo alla prossima, Milan Suite. Abbiamo un brano, lo mandiamo, lo ascoltiamo un po' e poi ne parliamo ancora. D'accordo? Sì. Cerca de fortuna e di culmine.
Qui al tuo gruppo, Vanni, si è aggiunta la voce di una musicista, oltre che cantante. Di una grandissima, la Daniela Beltraminelli. Di casa nostra, che... sì. Daniela Beltraminelli, sì. Bellissima voce, bravissima violinista, veramente una musicista notevole. Che si è aggiunta in questo canto popolare, diciamo, no? Allora, questo è un mio esperimento, si chiama Milan Suite, ed è un lavoro che ho fatto proprio perché tradizione vuol dire... dare il proprio apporto ogni volta al repertorio. Ora io, il mio mondo è quello della composizione contemporanea, è quello dello studio sulle sinfonie milanesi, degli strumenti antichi. Io sto scrivendo, perché continuo a scriverla, una suite di brani, dei brani che ho sentito fin da piccolo, con l'orchestra, con gli strumenti originali, con gli strumenti antichi, col budello, insomma, con armonie che sono la rivisitazione, insomma. Il canto rimane quello, ma quello che succede sotto viene immesso nell'attualità. Tra l'altro, adesso però ricordiamolo, perché è stata proprio eseguita recentemente una tua composizione proprio di questa, no? Di questa traiettoria, diciamo, sonora, con l'ensemble Sentieri Selvaggi, che conosciamo bene, il grande Carlo Boccadoro, no? Se non sbaglio. Lo scorso giugno, 10 esatto. giugno più o meno. Com'è andata? Bene. Bellissimo, sono stato contento. Carlo mi ha sottoposto una sfida incredibile, perché mi ha detto: voglio una suite strumentale, Mila Suite. E io subito gli ho detto: no, non posso, perché sono senza la voce, senza il canto, senza il testo, questa musica non c'è. E lui mi ha detto: so che puoi farlo, così, dico, ma in che senso? No, so che può venire fuori qualcosa di buono, fallo. Allora mi sono messo lì, devo dire all'inizio non ci credevo, e poi invece ho scoperto che aveva ragione, e lo sto ringraziando ancora adesso, perché mi ha permesso di scrivere per un ensemble di gente fantastica, perché veramente Sentieri Selvaggi, non so se capita agli ascoltatori di andare a sentire qualcosa, sono meravigliosi. E poi una cosa nuova, tutto sommato. Infatti. Per cui insomma, sono molto contento di questo esperimento e ringrazio ancora Carlo Boccadoro per questo. Quindi è una grande storia, una storia che ci accompagna non solo a livello sociale, collettivo, ma una storia personale, la tua, appunto, quella legata all'ambiente milanese in tutte le sue sfaccettature, diciamo, con una grande voce, quella di tua mamma, appunto, sì. E anche un papà, no? Quindi sei parte di una famiglia di musicisti, sei stato coltivato, hai un humus, diciamo, una terra tua molto ricca, no? Molto fertile. Jazzista, diciamo, ossessionato dal jazz come tutti i jazzisti, e quindi diciamo, c'è anche quell'aspetto lì che adesso non abbiamo esplorato, ma anche il jazz è stato piuttosto importante. Abbiamo pochissimo tempo, allora, solo per salutarci e ascoltare il prossimo canto popolare, diciamo così, milanese, rivisitato da te, ecco, riportato, diciamo, all'attualità, così, con gli strumenti che ti sono più congeniali. Un velocissimo, se riusciamo, Francesco Zappa, Frank Zappa, uno dei tuoi progetti che io ho trovato strepitosi, perché ho assistito, tra l'altro. Aha. Molto belli, sì, se vogliamo, cioè, sì. Dico diciamo qual è il legame, sì, fra i... svelo sì. Qual è il legame? Allora, il legame è che Frank Zappa, quando uscì il New Grove, l'enciclopedia dei musicisti, nella versione dell'84, mandò un collaboratore a verificare se c'era il suo nome tra i musicisti, perché riteneva che dovesse esserci, dicevo, cioè sono famosissimo, eccetera. Ecco, e questo qua gli scrisse: guarda, ho trovato un Francesco Zappa, cioè, quindi omonimo, perché certo. Frank, lui era siciliano, si faceva chiamare Ciccio dal padre, Francesco. Però mi dispiace, ma non sei tu, è un compositore del Settecento. E questa cosa, come sempre, questa brutta notizia, tra virgolette, cioè che lui non c'era, però che c'era un omonimo, ha scatenato in Frank Zappa tutta una serie di visioni egoiche, come succede spesso al certo. personaggio, e per un caso strano lui è diventato il primo collezionista di tutti i manoscritti e le opere di Francesco, cioè del se li ha fatti mandare da tutto il mondo. Del suo alter esatto. ego. E poi, siccome aveva appena ricevuto uno strumento elettronico che si chiamava Synclavier, che poteva suonare autonomamente la musica che gli veniva programmata, ha inserito tutta questa musica nel Synclavier. E ha fatto un LP bruttissimo, io dico, cioè è il suo più brutto LP, perché è musica del Settecento suonata da un aggeggio certo. automatico. Quindi, immaginiamo. Però,
Sì. Però è la prima esecuzione moderna delle opere di Francesco Zappa e il disco si intitola Francesco Zappa. Meraviglioso. Vanni, purtroppo il tempo è scaduto, potremmo stare qui ancora un'ora e spero in una prossima occasione che tu venga qui così. Ma volentieri. Ecco, così facciamo una bella altra traiettoria sonora. Grazie. Ma Vanni, certo. Di grazie essere te, stato Silvia. Con noi. Grazie. Allora ci ascoltiamo questo El Magnano, canto popolare. Sì. È sempre la voce di Daniela e sempre l'Atalanta e te. Siamo io e Gian Giacomo Pinardi ad accompagnarla. Ah, ecco, benissimo. Grazie e buona giornata. Niente, ciao.